Trovo in compagnia del mister Calanchi Stefano, del mister della Piot Pen, che è la seconda squadra di Bologna che quest'anno è giunta alla A1. Mister, buongiorno, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Ecco, siamo già all'inizio del secondo tempo di questo grande derby. Grande perché comunque l'hockey è, direi, uno sport molto valido. Io l'ho potuto vedere oggi per il primo tempo e mi è piaciuto moltissimo. Ma il punteggio è su 1-1, ma mi sembra che la sua squadra vada molto bene. Sì, rispetto alle previsioni stiamo andando molto bene e speriamo, stiamo soffrendo, speriamo di continuare così. Chiaramente gli avversari, Cus Bologna è più forte, campione tradizionalmente della Pilot Pen. Ecco, l'hockey a Bologna è nato col Cus Bologna, chiaramente, no? Prima della guerra, mi sembra. Sì, l'hockey è nato, non so se col Cus Bologna, ma sicuramente negli anni 60 c'erano 4-5 squadre a Bologna, fra cui Acli, Labor, Pallavicini, Cus Bologna, Hockey Club Bologna. Poi man mano c'è stata una selezione, siamo arrivati oggi che siamo due squadre più una nuova che è l'Hockey Club che sta crescendo adesso. E qui volevo chiedere, mister, ma la differenza chiaramente del tempo fra un derby con quello di pallacanestro che raccoglie migliaia di tifosi, no? Fra l'Arimo e la CNOR, questo è un derby bolognese, però purtroppo vedo che la gente non è moltissima. Che cosa si potrebbe fare? Beh, innanzitutto costruire i campi vicino alle posizioni in città che siano più raggiungibili dal pubblico. Io penso che abbiamo giocato fino all'altro anno alla Barca, che è un quartiere popoloso. Se avessimo fatto i campi sintetico alla Barca sicuramente ci sarebbe stato 300-400 persone in tribuna. Il problema è che questi campi così decentrati devono far spostare le persone. L'hockey mi sembra abbastanza simile al calcio come numero di giocatori e come regole anche. Chiaramente è sicuramente più difficile perché è vero, il contatto fra pallina, mazza e uomo. Sì, esiste una dose di abilità sicuramente superiore al calcio. Tutti gli sport a un certo livello sono difficili, sì. Per cui non si può dire che sia uno sport difficile in assoluto. Ecco. Ho capito. Ecco, un'altra domanda, ma mi sembra che il campionato stia andando abbastanza bene, no, per la Pilot Pen? Non tanto, perché siamo penultimi a un punto. Il nostro obiettivo è di salvarci. Come primo anno non è male, soprattutto perché la squadra cresce. Cioè stiamo giocando di partita in partita meglio, anche se i risultati non sono proprio lusinghieri, però io penso che da qui alla fine del campionato possiamo far vedere un buon hockey, ecco. Io, mister, io lo rimando in panchina perché il secondo tempo è partito da 5 minuti, in bocca al lupo per oggi e a sentirci presto, grazie. Mi trovo col mister Collina, buongiorno mister, che è il mister del Cus Bologna, grande squadra di grandi tradizioni bolognesi, dell'hockey chiaramente. Oggi il derby mi sembra che stia andando così così. Sì, oggi comunque c'è una partita che ci aspettavamo, una squadra così aggressiva, perché è una squadra che ha bisogno di fare punti, quindi anche il pareggio per loro sarebbe un ottimo successo, quindi noi ci troviamo in difficoltà ad attaccare una squadra che si chiude e ci stiamo provando con tutti i mezzi, speriamo. Come in tutti i derby, mi sembra che la squadra che sia inferiore a livello tecnico, che può essere la Pilot Pen, no? Sicuramente diventano dei leoni quando devono incontrare una squadra di grande classe come il Cus. Questa è una caratteristica che esiste anche nel calcio, esiste per tutto, è chiaro. Loro partono, così dicono loro, partono in stato di inferiorità e di conseguenza cercano di fare di tutto per metterci in difficoltà, per racimolare un punto, il pareggio, torno a ripetere, il pareggio per loro sarebbe... Mister, che cosa potrebbe dire lei a spingere qualche giovane a praticare di più l'hockey? Perché mi sembra che sia uno sport molto nobile, molto bello, però che non abbia un grande successo a livello di pubblico. Cosa potremmo dire così per... Ma adesso noi stiamo facendo una grande campagna promozionale. I bambini, secondo me, hanno solo bisogno di conoscerlo, di vederlo, perché una volta che l'hanno visto, una volta che hanno praticato un tantino, dopo si attaccano, forse anche più del calcio, non vorrei dire una cosa, ma forse anche più del calcio, anche perché esistono più soddisfazioni in questo sport. Adesso, soltanto per dare un esempio, dei bambini del 75-76 o 74-75, adesso noi ne portiamo 45 in Spagna a fare un torneo i primi di dicembre, quindi... Che non è male. No, anzi... Ecco, mister, parliamo un po' della classifica del Cus. Mi sembra che stia andando abbastanza bene quest'anno, anche se forse poteva fare di più. Ecco. Ma come si è messo in classifica? Beh, adesso siamo alla terza posizione, ma dalla prima abbiamo due punti, abbiamo perso una partita incredibile qui in casa. Sì. Comunque ancora tutto presto, ancora tutto prematuro. Comunque quest'anno è un campionato molto equilibrato e quindi anche quelle squadre che dovevano partire col discorso di squadre in materasso stanno facendo punti di conseguenza. Potremmo forse vincere lo scudetto quest'anno, con la squadra che c'è?
me lo auguro, forse è un po' presto perché il sintetico è il primo anno che ci giochiamo e quindi le squadre che giocano di più in sintetico infatti si sono più avvantaggiate. Il sintetico è che è un campo molto più veloce, insomma. Molto più veloce, quindi la tecnica e la velocità è alla base di tutto, quindi una squadra molto tecnica e se è un tantino veloce domina su questo campo.